Allora, Io sono Daria di Asia USB e insieme al comitato figli di Michigan la settimana scorsa abbiamo occupato uno stabile, abbiamo aperto uno stabile che era lasciato in solito abbandono da ormai molti anni e nella zona di Pietra Alta. E questo stabile che era inizialmente un circolo è stato lasciato in stato di abbandono in quanto i criteri per poter utilizzare il circolo erano da parte del comune, perché parliamo di uno stabile appunto comunale, erano esagerati, ovvero affitto altissimo e poi dato che quello stabile ha bisogno di grandi lavori di manutenzione, bisogna proprio rifare il tetto, ci sono parte infiltrazioni, c'è una parte abusiva, è veramente in condizioni abbastanza gravi. I criteri ovviamente forniti dalla popolazione erano inaccessibili, affitti molto alti e in più i lavori di ristrutturazione a carico. Bene, noi abbiamo deciso appunto di prendere questo stabile, di riaprirlo, l'abbiamo pulito e rimesso a nuovo e pronto per ospitare quello che sarebbe stato poi uno sportello sia per emergenza casa che per emergenza disoccupazione, organizzando poi all'interno poi della settimana un programma con una serie di iniziative che coinvolgessero appunto il quartiere, e avevamo anche dato il via alla lista dei disoccupati perché proprio a seguito di vari incontri con il comune noi abbiamo posto il problema degli stabili vuoti, che è un problema preponderante in Torino, in quanto sono tantissimi stabili lasciati in stato di abbandono di proprietà comunale che potrebbero essere però autorecuperati appunto, quindi si potrebbe effettuare l'autorecupero. La nostra proposta era quella di coinvolgere i disoccupati dei quartieri, delle periferie, e per far sì che proprio i disoccupati si occupassero poi dell'autorecupero in modo di risolvere anche quello che è un problema che attanaglia la città di Torino, ovvero la disoccupazione, dal quale poi deriva l'emergenza abitativa. Apriamo questo stabile, lo rimettiamo a posto, incominciamo ovviamente a riscontrare anche un segnale positivo da parte dell'intero quartiere, proprio perché essendo un quartiere periferico che si trova verte in stato appunto di disagio sotto ogni punto di vista, ha bisogno di strutture come quello degli sportelli appunto per emergenza casa e lavoro. E fatto sta che abbiamo ottenuto un incontro con il comune proprio ieri pomeriggio, e il problema è che le forze dell'ordine sotto ordine comunale sono intervenute la mattina, quindi ci hanno sgomberato prima di avere l'incontro con il comune, che comunque poi abbiamo avuto. Ieri pomeriggio abbiamo creato un presidio sotto il comune, appunto in attesa di essere poi accolti. Infatti una delegazione di noi più una delegazione insomma di solidali, anche del Gabrio, insomma siamo saliti, abbiamo parlato con il comune che ovviamente come al solito ci dice che non ha risposte. L'unica si riempie la bocca della solita parola che è la legalità, e l'occupazione è illegale e di conseguenza non può essere accettata. Alle nostre critiche nei loro confronti, dicendo che appunto noi, perché loro poi ci hanno detto ma potevate parlarne con noi, potevate chiederci, no, del parlare dell'autorecupero eccetera, e noi ne avevamo già parlato con gli assessori che ci hanno sbattuto la porta in faccia dicendo che l'autorecupero non era possibile perché la città di Torino non ha fondi. Emergono moltissime contraddizioni all'interno della nuova giunta comunale purtroppo, e il problema è che comunque noi continuiamo a non dare risposte e di conseguenza pensiamo, cioè noi sicuramente vogliamo fare un lavoro, vogliamo portare avanti un lavoro sulle periferie, sui quartieri appunto periferici di Torino, e pensiamo insomma di agire poi correttamente, e bisogna rispondere a quella che è un'emergenza generale di tutta quanta la popolazione torinese.